Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Ovviamente tantissimo spazio all'emergenza coronavirus. Apriamo subito andando a Teramo, dove la ASL incontra i sindacati CGIL, CISL e UIL e annuncia che al Mazzini di Teramo i numeri migliorano e non si registrano nuovi casi di contagio tra il personale sanitario. I 67 casi positivi tra medici e infermieri sono scesi a 50 con 17 guariti. Inoltre la direzione sanitaria assicura che sono stati acquistati tutti i dispositivi di sicurezza necessari a proteggere i propri operatori. Dal servizio di Tania Bonnici Castelli. La direzione generale dell'ASL di Teramo e i sindacati CGIL, CISL e UIL si sono incontrati per avviare un percorso di condivisione sull'attività che l'ASL di Teramo ha messo in campo a salvaguardia della salute dei propri operatori sanitari e non impegnati nella gestione della pandemia da coronavirus. Argomento centrale della riunione, l'interesse comune a proteggere in ogni modo possibile chi lavora in prima linea su questa emergenza. I sindacati hanno puntato il dito sulla paventata carenza di dispositivi di protezione individuale e più in generale sulle procedure attivate per la riduzione del contagio da Covid-19 tra i dipendenti. La direzione dell'ASL di Teramo ha riferito che ad oggi sono stati eseguiti 7.906 tamponi, di cui 2.500 sul personale sanitario, che rappresenta il 90% del totale ASL, e 127 sul personale dei servizi esternalizzati. I tamponi positivi sono stati 88, con una percentuale di positività nettamente inferiore al dato nazionale. I risultati dei tamponi si ottengono nel giro di 24-48 ore dall'esecuzione e nella procedura codificata dall'unità di crisi è prevista anche la ripetizione dell'esame sul personale sanitario. Per quanto riguarda poi l'ospedale Mazzini di Teramo in particolare, i rappresentanti sindacali hanno chiesto dati certi sul numero dei contagiati tra il personale sanitario, dopo giorni di polemiche, accuse di pressappochismo da parte del sindaco D'Alberto e anche della NAO. La direzione dell'ASL ha smentito che ci siano nuovi positivi tra gli operatori del Mazzini, anzi i numeri sono in miglioramento. I 67 positivi oggi sono scesi a 50 dopo la guarigione di 17 di loro, tra medici e infermieri. Inoltre all'interno dell'ospedale di Teramo è stata rivista l'intera organizzazione, ad esempio dedicando sale operatorie esclusivamente ai pazienti Covid, così come posti di terapia intensiva, post operatorie di degenza, separandoli anche attraverso la costruzione di strutture murarie. Per quanto riguarda poi la disponibilità dei dispositivi di protezione per i dipendenti, l'ASL di Teramo conferma di aver proceduto all'acquisto del materiale necessario e che non sarebbe comunque mai mancato. La riunione si è conclusa con la previsione di un tavolo continuo di confronto tra aziende e sindacati, che permetterà un reciproco scambio di idee e di informazioni utili al fine di migliorare la gestione di questa emergenza sanitaria. E purtroppo non è una novità, non sono una novità i casi di contagio, soprattutto dentro le strutture dedicate agli anziani. Nelle ultime ore, dice il sindaco di Atessa Giulio Borrelli, siamo stati informati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL che presso il centro Santa Maria di Atessa ci sono altri 9 casi di positività al Covid-19. È un fatto, dice Borrelli, che desta ulteriori preoccupazioni e indica chiaramente che nella struttura si è sviluppato un focolaio infettivo. Sono infatti ad oggi 20 i casi positivi, la metà delle persone tra ospiti e operatori che gravitano sul centro. Un dato allarmante. Questo numero include le 2 persone decedute nelle scorse settimane. Stiamo aspettando l'esito del test su un terzo ospite venuto a mancare lo scorso 10 aprile. Di alcuni tamponi fatti non si conoscono ancora i risultati. Le nostre preoccupazioni, continua Borrelli, purtroppo si sono rivelate fondate. Nell'impossibilità giuridica di assumere provvedimenti diretti sin dalle scorse settimane, prosegue, ci siamo rivolti alle diverse articolazioni dell'azienda sanitaria
sanitaria locale, alla Regione Abruzzo, ai NAS dei Carabinieri, alla Prefettura per segnalare il progressivo deteriorarsi della situazione e sollecitare interventi adeguati alla gravità dei casi. Rinnoviamo con forza, conclude il sindaco, la richiesta di applicare con immediatezza e urgenza, nel modo più rigoroso, le indicazioni previste nella suddetta ordinanza, quella del 10 aprile 2020 del Presidente della Regione Abruzzo, al fine di mettere in sicurezza ospiti e personale della struttura e contenere ovviamente la diffusione del contagio. E noi andiamo adesso in esterno, siamo a Francavilla al Mare, do il buon pomeriggio a Paolo Renzetti e ai suoi ospiti. Paolo, oggi affrontiamo un tema importante che è alle porte poi sostanzialmente, perché siamo nel mese di aprile, ma i balneatori ovviamente fanno i conti con le chiusure attuali, ma anche con la possibilità, qualora ci fosse, di iniziare una stagione che nella migliore delle ipotesi sarà travagliata. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Jacopo, buon pomeriggio, hai detto bene, siamo a Francavilla al Mare, saluto e ringrazio subito i nostri ospiti con Daniele Trusignac, titolare dello stabilimento del Paleso di Francavilla al Mare. Buongiorno, dove ci troviamo, grazie anche per averci ospitato. Prego. E alle mie spalle c'è Riccardo Padovano, che tutti conoscono ovviamente, è presidente della SIB Abruzzo. Allora io partirei proprio da Trusignac, che è titolare di questo stabilimento balneare, da 50 anni, quindi è un traguardo importante. State facendo i conti, toccando con mano quella che è una situazione inimmaginabile fino a qualche mese fa. È una situazione inimmaginabile. Noi chiaramente, come tutte le attività in questo momento, stiamo soffrendo. Noi non vogliamo avere più di altre persone, più di altre attività. L'unica cosa che chiediamo alla Regione è un po' di chiarezza, perché non fanno altro che sfornare, purtroppo capiamo il momento, delle ordinanze di continuo. Noi oggi in questo momento ancora possiamo accedere nelle nostre strutture per fare la manutenzione. Come potete ben vedere, nessuno di noi si è mai azzardato ad entrare nelle strutture senza autorizzazione. L'unico problema che si deve capire è che una struttura come questa ha bisogno di almeno 2 mesi di manutenzione prima di iniziare ad aprire al pubblico. Quindi vi faccio immaginare a voi le tempistiche nostre, quali possono essere. Chiediamo solamente di accedere noi in sicurezza, quindi non il pubblico, per fare dovute manutenzioni. Non è che chiediamo, se basta pensare che la Puglia, il Lazio, la Liguria, le Marche hanno fatto un'ordinanza chiara che permette alle strutture balneari di fare la dovuta manutenzione. Dicevo subito, Trugna, che prima di coinvolgere anche Riccardo Padovano, che sarà la prossima una stagione particolare con tantissimi problemi, tantissime difficoltà, ma soprattutto una stagione che se partirà, partirà in ritardo. Ma noi siamo consapevoli di questo e siamo pronti ad adeguarci a tutte le normative e le esigenze che ci stanno. Non ci fa paura a cambiare il nostro modo di lavorare noi. Chiediamo solamente una chiarezza di come farlo. Padovano, allora, la situazione è una situazione difficile e complicata. Il settore del turismo nel nostro paese è quello più colpito in assoluto. Nella nostra regione ovviamente quello balneare è quello che soffre e che soffrirà di più. Tengo solo a precisare che il turismo balneare è quasi un terzo del PIL Abruzzo, ma il turismo balneare non è soltanto gli stabilimenti balneari, sono tutte quelle categorie che sono a ridosso del mare, e cioè mi riferisco ai campeggi, agli alberghi, alle strutture di bed and breakfast, alle case che si affittano durante l'estate per i bagnanti. Cioè c'è un indotto dietro dove l'agroalimentare fa un terzo di tutta la produzione annuale. Detto questo, noi adesso abbiamo bisogno che ci sia a supporto delle nostre, diciamo, non preoccupazioni e anche tensioni. Abbiamo la tensione economica che ci sta prendendo di mano. Abbiamo chiesto anche che si possa ottenere degli per esempio l'abolizione del canone potrebbe essere uno di quegli argomenti da trattare al tavolo della conferenza Stato Regione. Dico perché al tavolo? Perché il nostro assessore regionale è il presidente della conferenza Stato Regioni sul demanio, quindi è sul turismo, cioè è una autorità che può mettere sul tavolo questa condizione. L'altra cosa, mi riferisco agli assessori competenti della Regione Abruzzo.
Ma adesso, in questo momento, le attività marittime, mi riferisco agli interventi di ripascimento delle coste, alla manutenzione delle scogliere, a tutte quelle opere programmate, approvate e aggiudicate. Non sarebbe il caso adesso, in questo momento, di fare questi lavori, visto che oggi le nostre spiagge sono chiuse al pubblico? Questo è il punto di domanda, quindi ripeto, le attività di ripascimento per tutto l'Abruzzo, Francavilla, Casalbordino, Pineto, Roseto, Alba Adriatica, Martinsicuro, eccetera, attività di manutenzione delle scogliere e quale migliore occasione lavorare oggi senza avere il bagnante che si fa il bagno con tutte le precauzioni? Paolo, Padovano, scusami, volevo fare una domanda proprio a Riccardo, sì. Padovano. Prendo spunto, innanzitutto buon pomeriggio, prendo spunto dalle sue parole e faccio una specie di parallelo con quello che qualche settimana fa, in altro contesto ovviamente e per altre situazioni ovviamente, aveva detto il Presidente del Consiglio, dicendo le aziende in questo momento hanno il tempo di adeguarsi a mettere in sicurezza, hanno il tempo per mettersi in sicurezza, sostanzialmente in maniera figurata una specie di parallelo con le attività balneari, ho capito bene? Ha capito benissimo, e questo è il messaggio che ho lanciato, che ha lanciato il mio collega precedentemente. Perfetto, Paolo. Ha sentito? Sì, allora io riconvolgerei un attimo Daniele Trusniak per aprire anche un altro argomento, perché lei diceva noi siamo pronti, siamo disponibili, ci mancherebbe, a cambiare anche il modo di lavorare, certo, il modo di rapportarsi con il cliente per quello che sarà comunque un'estate particolare. Il problema è soprattutto questo, si parla tanto di distanziamento sociale, questo che significa? Meno ombrelloni in spiaggia, meno attività in spiaggia, ingressi selezionati nel bar, nel ristorante? Allora, in questo momento non possiamo dire niente perché deve uscire una direttiva statale, quindi qualsiasi cosa diciamo può essere errata. L'unica cosa che posso dire io è che bisogna finirla con questi fenomeni, pseudo fenomeni che si inventano, queste barriere di plexiglass, cioè lasciamo perdere queste cose inadeguate. E se ne parla tanto, ma forse non si rendono conto. Mi sembra di capire che insomma la gran parte dei balneatori sia contraria. Lo farei mettere a loro, io chi lo produce lo farei mettere là dentro per capire cosa significa stare a 40 gradi dentro il plexiglass, ma lasciamo perdere questo. Sappiamo che è un'estate particolare, sappiamo che il turismo quest'anno non girerà, quindi lavorerai con il turismo locale. E quindi siamo pronti, come ho detto prima, pronti ad adeguarci a ogni direttiva che ci darà il Ministero. Non abbiamo problemi. Ci manca la chiarezza oggi, ci manca la chiarezza di come dobbiamo lavorare. Solo quello. Io riconvolgerei, sì, al volo per dire quello che ho detto sempre. Noi siamo la vera organizzazione che da quando è nato il turismo balneare ha sempre garantito la sicurezza della vita umana in mare. E siamo orgogliosi di fare questo. Pensate se noi potessimo mettere a rischio la vita nostra, compresa quelle clienti. L'argomento più importante in questo momento, la parola d'ordine è uscire al più presto dall'emergenza, e poi gli scienziati ci diranno a noi quali sono le distanze, come va regolamentata la distanza sociale. Quello che si sente, che si dice in giro, sono soltanto dei ciarlatani. Padovano, parliamo un attimo anche dell'interlocuzione che c'è da alcune settimane ovviamente con la Regione, con l'assessore competente. Voi ovviamente e anche le aziende si aspettano sia dalla Regione che dal Governo nazionale un aiuto concreto anche a livello economico. Allora, ho letto tutto lo sforzo che sta facendo la politica regionale, gliene do atto e lo ringrazio a tutti, alla maggioranza e anche a chi sta intorno al tavolo per suggerire. Noi, le aziende hanno bisogno di interventi economici, ma che siano interventi economici che non devono superare l'aspetto burocratico. Le 25.000 euro è un momento, è utile, ma dobbiamo pensare le dopo 25.000 euro. Quindi i consorsi fidi, la Regione Abruzzo, la Camera di Commercio di Pescara Chieti, quella dell'Aquila e quella di Teramo, qualsiasi intervento si debba fare, l'intervento deve arrivare a garanzia del finanziamento 100%, tasso di interesse zero o
No, tassi di interesse zero, perché è un'opportunità che si dà a tutte le aziende in modo da reinvestire sul territorio e ripartire, perché noi dobbiamo ripartire in autunno, dobbiamo tornare a gioire, se è possibile, se le giornate sono belle faremo fare il mare d'inverno a tutte le persone che ne vogliono usufruire. Io direi di chiudere questo collegamento coinvolgendo nuovamente Daniele Trusniak dello stabilimento del Paresu. Allora, siamo a metà aprile, cosa si sente di dire da gestore, da titolare di questo stabilimento ai suoi clienti in vista della prossima estate, ormai imminente tra l'altro? I nostri clienti non possiamo altro che salutarli innanzitutto, che sono i nostri clienti ed è oro colato per noi avere dei clienti. E speriamo di lavorare, non sappiamo cosa dire, siamo con le mani legate, non sappiamo se apriamo, non apriamo, quando apriremo, cosa ci faranno fare. Qualsiasi cosa dico, facciamo, secondo me è sbagliata. Così, riapriremo con tutte le garanzie. E come fanno tutti, andrà tutto bene. Paolo, perdonami, avevo un paio di curiosità, una per parte. Prima con il signor Trusniak, volevo chiedere innanzitutto come... È chiaro che poi ci saranno delle direttive che verranno dall'alto su come impostare la stagione estiva, però visto che il plexiglass, insomma, non mi pare una, giustamente come ha detto prima, non mi pare una via percorribile, ecco, però voi balneatori come ve la immaginate in sicurezza una stagione estiva? Guardi, la sicurezza chiaramente secondo noi può darsi che non faranno aggregare troppe persone, ma qualsiasi cosa diciamo, cioè non, purtroppo io non posso parlare, non sono un medico e non voglio dire cose a vandere che non sarebbero giuste. Ci stanno medici e dottori che sono capaci di studiare le soluzioni. Noi non facciamo altro che aspettare le loro direttive, non possiamo inventarci niente. Invece a Riccardo Padovano, per chiudere, davvero volevo chiedere, visto che pochi giorni fa, per esempio, Padovano a Silvi, i balneatori hanno deciso, cioè è stato deciso di prolungare la stagione dei balneatori fino a fine ottobre, è pensabile una decisione organica, non solo di un posto o un altro, ma diciamo dell'intera costa abruzzese? Secondo me sì, e abbiamo sperimentato proprio quest'estate, prendo spunto da quello che quest'estate, se ricordano tutti i cittadini, a ottobre i lidi che non hanno chiuso e sono rimasti aperti con l'attività di ristorazione, io fino all'ultima l'ultima domenica di ottobre abbiamo dato i lettini in spiaggia perché sono state belle giornate. Allora, che cosa vogliamo dire? Se c'è un clima che ci consente di fare la stagione balneare, prolungare la stagione non è un dramma, anzi è un sollievo per i cittadini, e l'abbiamo visto adesso in quarantena, siamo chiusi dentro le case, non vediamo l'ora di poter uscire con la scusa di fare la spesa, ma per uscire di casa. Ma dico di più, queste cose, il mare d'inverno, quando io dico il mare d'inverno, dico che si può venire al mare con le dovute. Cioè, è chiaro che al mare ci si viene nella fascia tra le 10 e le 15. È l'orario per poter ossigenare, per lo iodio, per tutto quello. Come dice la Covid? La Covid dice, ma io posso dire una cosa? Io ero piccolino, bambino, la prima cosa che mi faceva mio nonno, mi prendeva e mi portava sulla battigia perché c'avevo la forte tosse, la pertosse. In dialetto si dice la tosse convulsa. Allora, era un modo perché dovevamo respirare lo iodio, perché lo iodio era una medicina tonificante importante. Perciò ripeto, noi abbiamo questa grande fortuna di avere il mare, di avere la pineta, la regione verde. Dobbiamo soltanto rispettare tutte le prescrizioni. Con la buona volontà noi torneremo a riabbracciarci, ce la faremo. Ecco. Siccome abbiamo un problema legato all'economia, allora il Mediocredito, la Regione Abruzzo, le Camere di Commercio, investimenti, ma legati anche a dare l'investimento. L'investimento non è soltanto la somma che ci devono dare, ma la garanzia per ottenere quell'investimento. Non di dimenticare tutti i pezzi. Grazie, grazie. Devono essere assunti, devono lavorare. Certo, cioè, per chiudere davvero c'è anche il problema dei lavoratori, di chi lavora nelle spiagge. Faccio una stima su 220 stabilimenti balneari, circa 2000, da 2005 a 3000 unità lavorative. Ditemi voi se non è quasi una Fiat di Mirafiori.
Grazie, grazie a Riccardo Padovano, presidente della SIB Abruzzo, grazie a Daniele grazie Trusniak, titolare dello stabilimento del Pareso, da Francavilla al Mare, davvero tutto, linea allo studio, a te Jacopo. Grazie, grazie Paolo, grazie ovviamente ai tuoi ospiti, vedremo come andrà a finire questa stagione estiva, soprattutto dopo una quarantena. Il problema, per strappare un sorriso nel finale, sarà farci rientrare poi dentro casa una volta che sarà finito il periodo di isolamento. Andiamo avanti, il consigliere regionale Antonio Blasioli torna a parlare dei problemi riguardanti le zone rosse d'Abruzzo, denunciando l'inerzia della regione. Vediamo. Blasioli, lei critica, contesta la politica della regione per quanto riguarda le zone rosse, tra l'altro il 19 di aprile scadrà la zona rossa nell'area Vestina. Sì, non è la prima volta che intervengo su questo aspetto per denunciare ancora una volta l'abbandono completo delle zone rosse sulla regione Abruzzo, non soltanto la Valfino ma anche la Vestina, quindi Montebello, Civitella, Farindola e Penne, Picciano ormai non c'è più. Tra l'altro il 19 di aprile scade la seconda proroga della zona rossa e non sappiamo, nonostante diciamo ormai siamo agli sgoccioli, se c'è un nuovo documento della ASL che chiede la proroga ancora per questi comuni o se invece terminerà il 19 di aprile, mentre non possiamo che registrare il consueto abbandono di questa zona importante della provincia di Pescara. Non ci sono stati tamponi promessi dal presidente Marsiglio, tamponi per tutti, noi chiedevamo intanto tamponi per i sanitari, per la protezione di civile e per chi aveva piccoli esercizi commerciali ed era a contatto con la popolazione, nulla di nulla, né per i primi né per i secondi, e il 19 di aprile scade appunto la zona rossa, ma soprattutto l'uscita di ieri del presidente del consiglio regionale Sospiri è veramente raccapricciante. Sospiri chiede che per la Valfino, quindi non per tutta la zona rossa, solo per la Valfino, invece va chiesta per la Valfino e per l'area Vestina naturalmente, come per la contrada Caldari di Ortona, chiede aiuti al governo, quando invece proprio la legge regionale votata il 1 di aprile dalla regione Abruzzo, in cui il presidente del consiglio è proprio Lorenzo Sospiri, prevede aiuti per le zone rosse che ad oggi non sono stati ancora determinati né nel quantum né nell'attingimento delle risorse. Insomma, una confusione totale, ancora una volta si cerca di fare politica buttando tutto sul governo, che invece è molto attento in questi giorni, e le zone rosse rimangono comunque abbandonate le famiglie, i piccoli imprenditori di questa zona. Non c'è stata neanche un'armonizzazione delle regole che noi avevamo chiesto dopo che la regione ha buttato sui sindaci le deroghe da caratterizzare nel territorio. L'ultima uscita, quella del sindaco di Penne che chiedeva tamponi ancora una volta, mi sembra che sia la vera esigenza avvertita in quella zona. A 4 giorni dalla scadenza di tamponi non si è vista assolutamente nulla. Secondo lei le zone rosse dovrebbero essere prorogate? Guardate, io su questo aspetto già ho avuto modo di dire, intanto il 18 di marzo, quando è stata determinata la prima zona rossa, la Valfino, la ASL di Pescara chiedeva che la zona rossa riguardasse anche l'area Vestina e purtroppo non è stata zona rossa dall'inizio. Sono dovute reintervenire successivamente, anche dopo una lettera che ho fatto al signor prefetto, il 25 di marzo. Poi c'è stata una nuova proroga, non sappiamo se questa proroga è stata documentata con uno studio nuovamente prodotto dalla ASL di Pescara, lo abbiamo chiesto, siamo in attesa di riceverlo, per cui su questo aspetto io ritengo che dobbiamo seguire le indicazioni che ci vengono dalla ASL. Certo, ieri non ci sono stati nuovi contagi, se non uno nella zona di Penne, e questo lascia presagire insomma che qualche allentamento ci potrebbe essere, però la politica in questo caso deve seguire le indicazioni che vengono dalla ASL. E a proposito di area Vestina, da alcuni giorni buone notizie arrivano dai pochi casi di contagio comunicati dalla ASL ai sindaci, ma soprattutto dal numero importante dei primi guariti al Covid-19 che fa ben sperare. Intanto c'è attesa per la relazione epidemiologica da parte della ASL di Pescara per conoscere il futuro della zona rossa. Stefano Recanati. Primi segnali di speranza dopo mesi difficili iniziano ad arrivare se ci si sofferma a leggere i dati riguardanti le persone che nelle ultime ore stanno vincendo la battaglia contro il Covid-19. Nella zona dell'area Vestina il dato più significativo arriva da Farindola. Ieri nel comune guidato dal sindaco Lacchetta è arrivata la notizia del primo cittadino clinicamente guarito dopo la negatività al doppio tampone. Altre 4 persone invece sono risultate negative al primo tampone e sono in attesa della controprova. Adesso sul territorio comunale
quale resta una sola persona in sorveglianza attiva da parte della ASL, dall'iniziale numero di 22. Restano ferme a 10 i contagi sul territorio comunale di Montebello di Bertona, dove il sindaco Gianfranco Macrini analizza così la situazione. La situazione adesso è tornata quasi sulla normalità, diciamo, sotto il punto di vista di positivi, in quanto abbiamo avuto nelle ultime 2 settimane solo un positivo, per fortuna. Quindi è molto gestibile la situazione. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti i cittadini di Montebello che hanno dato una dimostrazione di serietà nell'affrontare questo problema. 3 guarite, scusa, al momento, e ci sono ancora dei casi positivi. Una signora, la più grave, è ancora ricoverata a Penne, che era stata intubata, ma adesso la situazione è migliorata sensibilmente. Diciamo che tutto sommato c'è stato un decesso, purtroppo, l'unico di Montebello. Sono molto fiducioso, spero e sono convinto che Montebello uscirà fuori dalla zona rossa. Certamente non abbasseremo la guardia, l'attenzione sarà sempre altissima, però spero che Montebello vada fuori, perché i numeri sono dalla nostra parte. A Penne, dove i numeri di positivi sono confermati a 112 su una popolazione di circa 12.000 abitanti, iniziano ad arrivare le prime buone notizie sui pazienti guariti, tra cui, come detto più volte, il sindaco Mario Sempronio. L'amministrazione comunale spera nei prossimi giorni, dopo aver ascoltato i responsi che arrivano da parte della ASL di Pescara, di iniziare a comunicare con certezza il numero esatto. Comunque, i numeri dei contagi restano all'osservato speciale in vista del 19 aprile, giorno della scadenza della proroga delle zone rosse. In tutti i comuni c'è attesa per la relazione epidemiologica della ASL, che potrebbe ridare un po' di libertà ai tanti lavoratori. Uscendo dalla zona rossa, primi guariti accertati anche a Loreto a Prutino, tra cui 4 ospiti della casa di riposo Acerbo De Pasquale, evacuata nelle settimane scorse. Intanto continuano i gesti di solidarietà all'interno dell'ospedale San Massimo di Penne. Nei giorni scorsi la Croce Rossa ha consegnato uova di Pasqua ai pazienti del reparto Covid di medicina, mentre una pasticceria della zona ha voluto ringraziare i medici del reparto di ortopedia e di tutto il presidio ospedaliero per il grande lavoro che ogni giorno stanno svolgendo. E sono stati consegnati oggi all'ASL di Teramo gli alloggi dell'ultimo piano di Palazzo Cardinale Cicada di Atri per essere messi a disposizione del personale sanitario che sta operando nell'ospedale San Liberatore Covid Hospital della provincia di Teramo. Gli alloggi messi a disposizione prontamente dall'amministrazione comunale sono destinati in via prioritaria ovviamente al personale proveniente da fuori provincia o da fuori regione. Dei 27 alloggi presenti ne sono stati adeguati 18 con lavori di tinteggiatura e con la sistemazione di altri aspetti logistici. Da oggi già 13 mini alloggi saranno occupati da medici e personale sanitario. Sarà garantito loro anche il servizio di pulizia dalla Protezione Civile, che ha autorizzato le relative spese e quelle per i lavori di adeguamento. Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, nella consueta diretta quotidiana, ha confermato che da domani nel capoluogo inizieranno gli incontri con i rappresentanti del tessuto cittadino per ascoltare le esigenze in vista della famigerata ormai fase 2. Il primo cittadino ne ha anche approfittato per comunicare quali uffici postali periferici saranno riaperti. Da domani e per tutta la prossima settimana come amministrazione inizieremo una campagna di ascolto con le varie categorie, con le forze economiche, sociali, produttive, sindacali della città e del territorio. Domani mattina la prima sarà con i commercianti, a seguire ci sarà incontri sempre in videoconferenza con le imprese edili, con gli artigiani, con gli ordini, con i sindacati, con l'industria, insomma con tutti i soggetti che potranno manifestare le loro esigenze in questa fase contingente molto complicata, molto difficile. Mi rendo conto delle avversità e delle situazioni davvero complicate che stanno vivendo, ma anche per cercare di interpretare un po' le modalità in cui verrà affrontata la cosiddetta fase 2. Avevo inviato una lettera al direttore provinciale di Poste Italiane chiedendo la riapertura degli uffici postali chiusi a seguito del coronavirus, in particolar modo quelle delle frazioni Arischia, Bagno, Camarda, Roio, Onna e Monticchio,
saranno riaperti secondo modalità, orari e giorni che verranno comunicati in queste ore da Poste Italiana, da Poste Italiane, e noi ve lo faremo sapere. Insomma, ringrazio l'istituzione, l'azienda per aver raccolto l'appello e per la sensibilità mostrata. Quasi un mese e mezzo di quarantena e le persone iniziano a mostrare i primi segni di cedimento. C'è anche però chi si difende con la fantasia e chi rompe l'isolamento in maniera virtuale tramite le moderne tecnologie. Ecco le perle più divertenti del web. È passato più di un mese da quando il premier Giuseppe Conte il 9 marzo scorso ha firmato il DPCM Io resto a casa, imponendoci la quarantena. E probabilmente passeranno ancora diverse settimane prima di poter uscire nuovamente di casa. Vietato ogni assembramento, anche quegli animali. Durante le feste di Pasqua, poi, i controlli sono stati dispendiosi e tecnologici, ma seppur a casa non tutti hanno rinunciato alla tradizionale grigliata di Pasquetta. Le forze dell'ordine pattugliano le strade instancabilmente, ma le persone, stremate dall'isolamento, fanno di tutto per eludere i controlli. E spesso sfruttando anche le nuove disposizioni, come quella di poter far uscire i bambini. C'è però chi rompe l'isolamento anche rimanendo a casa, come il pescarese Francesco Simone, commercialista di giorno e DJ di notte, che tutti i giorni mette musica in diretta su Facebook. E quindi siamo stati tutti quanti costretti a rimanere nelle nostre case. A quel punto ho detto io: che cosa ci potrebbe essere adesso per collegarsi con il mondo esterno? Per fortuna abbiamo dei grandissimi strumenti oggi che ci permettono di comunque di stare in contatto. Buon pomeriggio! Un'ora on air, cioè un'ora dove tu ti distacchi completamente dalla realtà e da questa situazione che in questo momento comincia a farsi un po' pesante. Così anche i musicisti Sabatini, Serafini e Susini, che da Silvi, Montesilvano e Pescara suonano insieme nonostante la distanza, e ci hanno lasciato una prova erculea. È una meta che ce la posso fare. Insomma, anche restando a casa è possibile continuare a coltivare le proprie passioni. La fantasia non manca di certo. L'ufficio speciale per la ricostruzione lavora in smart working, pur dovendo fare i conti con i rallentamenti legati alle difficoltà dei comuni alle prese con l'emergenza Covid-19. Per la fine del 2020 il direttore Rivera confida di arrivare all'obiettivo delle 1000 pratiche concessorie espletate. L'ufficio speciale per la ricostruzione continua a portare avanti il proprio lavoro in smart working. Come confermato dal direttore Vincenzo Rivera, il personale lavora sulle pratiche da casa, a pieno regime, e i rallentamenti, a causa dell'emergenza Covid-19, sono legati alle attività dei comuni inevitabilmente condizionata. Perché i piccoli comuni, specie con le modalità smart working e non avendo accesso agli archivi cartacei, hanno difficoltà a riscontrare tempestivamente le richieste. Teniamo anche presente che tutte le forme di silenzio assenso oggi previste per le fasi endoprocedimentali, quindi per la fase comunale di cui stiamo parlando, sono sospese in virtù proprio dell'articolo 103 del decreto legge 18, e la decorrenza dei termini riprenderà a partire dal 16 maggio prossimo. Tenga presente che ad oggi presso l'ufficio della ricostruzione ci sono in lavorazione 951 pratiche sulle 2028 complessive. Di queste 2028 circa 400 sono state definite tra accoglimenti e progetti, 951 sono in lavorazione. Di queste 951, la grossa parte, pari a 548, sono presso i comuni per i riscontri di quelle 125 però sono presso i professionisti, la restante parte è diciamo in attività istruttoria di approfondimento da parte dell'ufficio. Quindi io mi auguro che dal 16 maggio, attraverso la fase 2, si sblocchino queste 550 pratiche di cui le ho parlato, per le quali una volta arrivato il riscontro del comune posso andare chiaramente a definizione procedimentale. Tra le ordinanze firmate recentemente dal commissario per la ricostruzione Legnini vi è la 94 sulle anticipazioni per professionisti per le pratiche depositate.
depositate. Nel giro di 2 settimane sono arrivate all'ufficio 360 richieste, delle quali 141 sono state lavorate, ma non tutte finalizzate. Perché ci vogliono più delle volte delle integrazioni istruttorie che chiaramente i professionisti devono acquisire, e più delle volte non possono acquisirle proprio per i vincoli posti dai decreti legge che ho citato al movimento sul territorio o all'acquisizione dei documenti presso, non so, o i committenti o i comuni. Il direttore Rivera fissa infine l'obiettivo per il 2020. Io avevo detto sul finire dell'anno scorso che l'obiettivo dell'ufficio sarebbe stato quello di fare 1 migliaio di decreti entro l'anno, quindi avrei dovuto mantenere un ritmo di 80-100 decreti mese. E chiaramente l'emergenza epidemiologica ha portato i rallentamenti di cui stiamo parlando, però ciò nonostante stiamo mantenendo un ritmo molto elevato. Ad oggi i decreti tra concessione e liquidazione dall'inizio dell'anno ad oggi sono 272, credo, su 270, più di 270. Quindi insomma non stiamo molto lontano da quegli 100 decreti mese che io mi ero posto come obiettivo. È pur vero che sono intervenute le ulteriori incombenze di cui le ho parlato. Cioè oggi processare altre 360 pratiche che entro il mese di maggio probabilmente arriveranno a 1000, perché tutti coloro che hanno una pratica depositata possono fare la richiesta di anticipazione, questo chiaramente produce un rallentamento delle pratiche concessorie. Quindi insomma, ecco, l'obiettivo è quello comunque che le ho detto. Io vorrei arrivare a 1000-1200 decreti entro la fine dell'anno. Credo di riuscirci, mi auguro insomma che finisca la fase 1 e si avvii la fase 2 per evitare quei rallentamenti di cui parlavamo poc'anzi. Adesso parliamo di sport. La videoconferenza del Comitato Medico Scientifico di ieri ha fissato alcune linee guida del protocollo che potrebbe consentire la ripartenza del calcio professionistico e quindi anche delle attività di Pescara e Teramo. Il documento andrà però rifinito e tanti club sperano in adeguate misure di sostegno al ripristino della fase agonistica. Prova a rimettersi in moto il calcio professionistico. Spiragli per il ritorno in campo delle due compagini abruzzesi, Pescara e Teramo. Gli interrogativi non mancano, ma l'indirizzo dato dal presidente federale Gravina è finire i campionati, e ieri vi è stata una tappa importante in questa impervia rincorsa verso la ripresa delle attività, che deve necessariamente conciliarsi con la tutela della salute pubblica, in particolare in questo caso di quella dei calciatori e di tutte quelle persone che fanno parte dell'indotto, dirigenti, staff tecnici e medici, magazzinieri e tutte quelle persone che ruotano intorno all'attività di un club nel corso della settimana e nel momento culminante delle partite. Si è tenuta una videoconferenza della Commissione Medico-Scientifica della Federcalcio, presieduta dal professor Paolo Zeppilli, già responsabile medico della Nazionale di Calcio, con lo scopo di definire le linee guida del protocollo sanitario di garanzia per la ripresa degli allenamenti e dei campionati. Nei giorni precedenti sono stati ascoltati alcuni tra i massimi infettivologi italiani, nonché il componente dell'OMS Walter Ricciardi. Il protocollo, si legge nel comunicato diramato dalla federazione, ispirato ai principi di semplicità, fattibilità e attendibilità, prevede una serie di prescrizioni e raccomandazioni per l'individuazione e la conservazione di un gruppo squadra che risulti completamente negativo. È prevista una fase di ritiro simile preparazione estiva, preceduto nelle 96 ore antecedenti da uno screening su tutte le persone che ne saranno coinvolte, comprensivo di test molecolari e sierologici, visite ed esami strumentali. Per la gestione della ripartenza la Federcalcio potrebbe optare sulle 3 velocità, priorità alla Serie A, poi Serie B e infine Serie C. Necessaria alla sanificazione degli ambienti, centri sportivi, palestre, spogliatoi, alberghi. Il documento stilato verrà aggiornato con ulteriori contributi prima di essere finalizzato e consegnato ai ministri della Salute, Speranza e dello Sport, Spadafora. Lavoriamo senza fretta ma senza sosta, ha dichiarato il presidente Gravina, per farci trovare pronti quando le istituzioni ci daranno il via. Resta comunque la questione fattibilità, che è stata posta anche sabato scorso ai nostri microfoni dal presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Sono pochi i club che possono permettersi di sostenere una ripartenza condizionata ad un costante monitoraggio delle condizioni dei calciatori in termini di prevenzione del contagio e di misure da attuare se questo si verificasse nel gruppo. Insomma, se ripartenza sarà, i club, in particolare quelli di B e C, che hanno una forza economica inferiore rispetto a quelli di A, si aspettano anche misure di sostegno economico e non che siano di aiuto per affrontare un periodo ampio delicato, la ripartenza e la gestione della competizione agonistica. Il dibattito proseguirà nei prossimi giorni per contemplare soluzioni che vadano in questa direzione.
Questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.